per la cronaca non ho fatto finta. 35 minuti workout. Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Big Marto qui per voi, come state? Tutto bene? Richiestissimo nell'ultimo full day of eating. Oggi vi faccio vedere tutto quello che mangio in un giorno di refeed, un giorno di ricarica di carboidrati. Quindi oggi la quota glucidica sarà molto molto più elevata. I macros che seguirò oggi saranno 520 grammi di carbo, 30 grammi di grassi, perché quando salgono così tanto i carbo i grassi si abbassano, e 160 di prote. Probabilmente inseriremo anche una ricarica di grassi, quindi grassi che salgono e carbo molto molto bassi. Se ve la farò ovviamente vedere qui sul canale. Intanto sul fuoco ci sono le pentole per la mia meal prep, la padella per il pancake, e vi voglio far vedere anche la prima maglietta che mi regalò la Reps anni fa. Keep calm because I'm the alpha. Pancake di oggi, dato che dovrà essere estremamente glucidico ma con pochi grassi, quindi potrò utilizzare poca crema di anacardi che mi regala tante gioie, mi tolgo qualche soddisfazione utilizzando una banana 120 grammi che andremo a schiacciare stile purea. Più la banana è vecchia meglio è, perché così la riusciamo a utilizzare lo stesso ed è anche più facile da schiacciare. Oggi il workout lo farò dopo il secondo passo, in modo tale da avere più carboidrati in circolo e percepire un pump migliore. Ok, la banana è ridotta purea. E adesso facciamo un blend di farine. Come ben sapete, cerco sempre di mixare più fonti durante la mia giornata. Quindi facciamo 40 grammi di farina di riso e facciamo anche 40 grammi di farina 00. Ovviamente ragazzi, se voi utilizzate sempre le stesse cose, vi consiglio i maxi formati. Dopodiché andremo ad aggiungere solamente 200 ml di albume, perché comunque anche oggi le proteine sono basse e non devo sbilanciarmi eccessivamente. Basta! Ma non era neanche basta, scesa! Basta. Ma veramente non era. Io questo coso qua alla Reps lo sequestro, cioè metto una goccia. È terribile. Primo pancake in buca, opla, e facciamo cuocere. Intanto noi cosa facciamo? Scriviamo tutto quello che abbiamo mangiato: banana 50 grammi, albume 200 grammi, farina di riso 40 grammi, farina 00 40 grammi, mirtilli 70 grammi, carne carne 10 grammi, sciroppo d'acero 20 grammi. Ok, carbo di questa prima colazione: 32 di prote, 104 di carbo e 34 di zuccheri, 6 di grassi. Mi sembra perfetto, considerate che devo fare 5 passi, mi piace essere comunque sempre bilanciato. I 34 di zuccheri, ovviamente questo è il momento della giornata dove assumo più zuccheri, considerate che ci sono i fruttini e lo sciroppo d'acero. Ovviamente con gli zuccheri non esageriamo, cerchiamo di stare entro il 10% di quella che è la quota di carboidrati giornalieri. Invece per quanto riguarda le fibre, l'obiettivo è quello di arrivare alle 25-30 grammi di fibre giornalieri. Mangiate le fibre perché è ciò che vi fa star bene a livello intestinale e di conseguenza in tutto il corpo. Se siete appesantiti a livello intestinale, vi sentite costipati, quindi rallentati, non riuscite a esprimervi al 100%. Quindi mangiate le fibre. Allora, due pentole, due cibi. Intanto qua giro il primo pancakes. Ok, adesso penso cosa farmi e poi vedrete quello che ho deciso durante il video. Piccolo spoiler, un po' di riso integrale. Ok, pasti preparati, lì c'ho il secondo e terzo passo della giornata, pre post workout. Un grammetto di sale, uno dei 5 grammi che distribuisco in questo modo. Lo so che la modalità in cui lo prendo è un pochino bizzarra, però mi è comodo. Faccio uno colazione, due pre-workout, uno post-workout e uno per la cena. Questa è la mia colazione. Ci ho messo anche i lamponi perché non mi ricordavo di averli. Banana pancake in tutta la sua purezza. Bene, faccio colazione e noi ci vediamo direttamente fuori, che prima di andare in studio vi porto a fare un paio di commissioni. Mi raccomando raga, supportate il video come al solito, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina. Mi raccomando, seguitemi anche su Instagram. Iniziamo con questo refeed a 14 giorni dalla gara. Let's go! Allora, siamo pronti per iniziare la giornata. Il boss mi ha anche inviato i nuovi macros da tenere per quest'ultimo periodo. Allora, gli rispondo, ok. Allora, domani refeed grassi. E questo contenuto ve lo registrerò, così domani vi faccio vedere tutto quello che mangio in un giorno di refeed grassi. A 2 settimane dalla gara abbiamo deciso di inserire questa giornata per vedere un pochino come risponderò anche durante la competition day, perché solitamente quando vado a gareggiare faccio una ricarica grassi e alzeremo i grassi tantissimo, più del triplo dei grassi che ho oggi. Quindi c'è questo mega switch carbo grassi, ma che comunque ne parleremo nel video che vedrete prossimamente. Devo aumentare anche l'acqua e il sale.
6 litri d'acqua e 7 grammi di sale. Interessante. Ora però, prima di andare in studio, devo andare in laboratorio a ritirare dei capi di abbigliamento che ho fatto fare. Quindi si parte. Capi d'abbigliamento della mia linea Ammo, e vi ricordo che in questo momento col codice sconto Papi avete il 25% di sconto extra sulla promo già attiva del 3x2. Io ormai sono sempre completamente tutto Ammo e spero che arrivi anche a voi questo prodotto, perché ne sono veramente molto molto fiero. Vabbè, ma oggi dobbiamo parlare di cibo, non di vestiti. Ciao. Eccoci qua. Ora facciamo anche una cosa. Dato che è giorno di refeed di tutto quello che mangio in un giorno, oggi vi faccio vedere anche quello che mangio ad ore. Gli sparo 4 topini di piccola taglia. Pasto pre-workout, 2 ore prima dell'allenamento, abbiamo 150 grammi di couscous, top. Dentro ci mettiamo anche 2 bustine di sale, in questo modo si amalgamerà meglio con tutto il composto. Ok, e poi ci mettiamo un po' di acqua bollente. Lo andiamo più o meno a coprire. Vabbè, sapete come fare un couscous. Più acqua mettete, più sarà voluminoso. Piccola tips vista da persone che mangiano per cultura il couscous: andiamo a coprirlo per trattenere l'umidità. E vi devo dire, tanta roba. Mentre il nostro couscous si scalda, io mi metto qua, faccio 2 robe, perché devo scaricare un video e caricarlo su YouTube. E poi devo fare anche un paio di spedizioni dell'ultimo minuto, perché quando ordinate su Ammo il pacco vi arriva tendenzialmente il giorno dopo. Ci sono tante cose da fare. Cerco infatti di incassare tutte le cose per riuscire a far tutto. Mentre aspetto il cibo faccio quest'altro. Poi sì, sono un pochino stressato, però mi piace. Mi piace perché fa parte di me non stare mai fermo. E voilà, eccolo qua. Couscous perfettamente pronto, bello sgranellato. Sapete, dato che ho pochissimi grassi, devo fare delle scelte. Il couscous è un alimento abbastanza intelligente e comodo, perché ci butti dell'acqua e lo mangi subito, quindi anche se non c'è dell'olio è piacevole. Rispetto a una pasta che se la cuocio e poi non ci metto dell'olio, niente, si attacca e risulta veramente terribile. Intanto qui ho messo parte dei pisellini che mangerò anche nel post workout. Quindi, pasto pre-workout, un ottimo quantitativo di carboidrati, 150 grammi di couscous, più un tot di pisellini, più 2 grammi di sale. Prima di iniziare questo pasto, volevo chiedervi, voi cosa preferite? Più carboidrati o più grassi? Io ieri, parlando con la Reps, dicevo che mi mancava, non il mangiare, perché non è che mi manca il mangiare, ma mi manca quella sensazione di cibo grasso, juicy, succulento, che ti scioglie in bocca. Quindi una volta devi masticare molto attentamente, perché è complessa la digestione. Potrei finirlo in 20 secondi. Now we have to wait 2 hours before training, for digestion. After pre-workout, then push, push. Today push and pull. Push, pull, biceps, triceps, shoulders, everything. No. Già digerito. Ok, allora. Prima vi faccio il pre-workout e poi vi mostro qualcosina del nuovo drop. Tutti articoli nuovi. Allora, per prima cosa, ci siamo, mezz'oretta prima dell'allenamento. Sapete, gli shaker, quando vi dimenticate le cose dentro, non sono mai il top. Pump pre-workout, abbiamo arginina, citrullina, ornitina, taurina, betaina. Poi ci sono anche gli aminoacidi essenziali, quindi ottimo prodotto. Vi ricordo TFSG per il 15% di sconto su tutto il sito. Spero che abbiate approfittato della promo del 20%, perché 20 is better than 15. Comunque, come vi sembra questa zona? L'abbiamo fatta perché la Reps questo weekend fa un pop-up store. Ci sarei dovuto essere anch'io, ma sono troppo stanco. Voglio passare il weekend, dato che è il primo dopo tanti, a riposarmi a casa. Però lo rifaremo. E abbiamo messo i manichini. Non è male, eh? Mi sa che lo tengo più spesso. Poi ovviamente quando devo usarlo, sposto e via. Allora, primo outfit. Questo pantalone era la base. Volevo un pantalone bello ampio, comodo. E questo qui che ho fatto fare l'abbiamo allungato leggermente per avere un fit più contemporaneo, vedete? E questo lo troverete online nei prossimi giorni, oppure saranno già disponibili. Bisogna vedere se entro settimana prossima riesco a scattare. Poi ti alzi, stupendi, che fanno questo effetto, non sono nemmeno troppo bassi, così non ti si sporca per terra. Cioè, si potevano fare più lunghi, però non penso che sia la roba più intelligente da fare. Poi ho rifare questa maglia, perché questa l'abbiamo utilizzato un tessuto veramente
diverso rispetto a quello che volevo per il mio risultato finale. Infatti ho utilizzato un tessuto decisamente più pesante, sarà 3-4 volte più pesante, molto duro, si chiama jersey americano. Stile importante, fit molto morbidi, qua ovviamente è da allungare un pochino la manica. Queste tre maglie che ho fatto fare mi piacciono molto, sono estremamente comode e versatili. Abbiamo manica lunga, mezza manica, pende over così, e poi vi faccio vedere l'ultima che praticamente è una mezza manica con un colletto più importante e la manica è un pochino giro spalla, quindi leggermente più alta. Ora la vediamo. Leggermente croppata, cortina, super, bella. Questo nuovo drop è pensato principalmente per uscire, ma sono benissimo prodotti che potete utilizzare in palestra. Per esempio il pantalone che avevo indosso prima l'ho usato anche ieri, e quindi dato che stasera lo dovrò lavare lo utilizzerò anche in pale. Questa sarà la mia concezione d'ora in poi per quanto riguarda l'abbigliamento dei prodotti sportivi che possono essere utilizzati sia fuori che dentro la palestra. E ora vi faccio vedere anche l'altro pantalone che ho deciso di fare. Questo l'ho fatto perché mi volevo portare un pochino avanti, diciamo così, perché è più un prodotto estivo, però ho voluto farlo lo stesso. Questo l'ho chiamato overshorts. L'altro pantalone si chiama overpants e questo è overshorts perché è un pantalone corto over, tipo pinocchietto, praticamente rispetto agli altri pantaloncini che ci sono sul sito. Il classic è a mezza coscia, lo G è sopra ginocchio, mentre l'over è sotto il ginocchio. E anche questo è molto molto carino, soprattutto molto comodo. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ora il pre-workout sta facendo il suo effetto, infatti è giunto il momento di allenarsi. Ok, allenamento terminato, adesso integrazione post workout con i 5 grammi di creatina solito. La prendo subito perché, come ben sapete, ma io ve lo ripeto sempre, terminiamo l'allenamento, integrazione oppure alimentazione liquida, quindi proteine in polvere e maltodestrine. Se no, in questa fase il cibo solido dobbiamo aspettare dai 30 minuti fino ai 60 minuti di tempo, perché in questa fase la produzione di succhi grassici è limitata, di conseguenza la digestione è rallentata e potremmo sentire dei fastidi. Quindi aspettiamo, così dopo il nostro corpo sarà pronto ad assimilare tutte le sostanze che gli diamo. Ora facciamo un piccolo check. Il peso oggi è di 102.5. Tricipite bello, mi piace. Mi vedo bene, soddisfatto. Bello clean, bello pulito. Ora aspetto e mangio. Ah, se avete visto durante il workout mi sono mangiato un dattero perché c'avevo una fame assurda e mi sentivo un pochino spossato, quindi ho detto datterino, zuccherini e via. Mentre aspetto di mangiare, intanto di andare a mangiare a lui. Lo percepisce, fra un po' lo attaccherà, sente l'odore. Questo è il terzo, se ne dovrò mangiare 4. Bene raga, mezz'oretta passata, volevo fare un po' di camminata, però ho detto bro, rallenta un pochino che non c'è bisogno. Ci abbiamo 300 ml di albume, 150 g di riso e i restanti pisellini. In totale i piselli erano 200 grammi. Ho utilizzato come fonte l'albume perché rispetto al pollo è un po' meno grasso e quindi riesco a gestire i grassi in maniera migliore se non vado a mangiare del pollo, piuttosto me lo mangio stasera. Questo albume è fatto in maniera molto semplice, lo metto dentro una vaschettina, una pirofilina di vetro, una ciotolina, ungo la ciotolina con dell'olio, lo butto in microonde e ecco qua, comodissimo. Quelli che fanno le ricettine fit la chiamano anche mug cake, se ci aggiungi un po' di farina d'avena, un po' di robaccia varia. Non ho messo olio, il riso integrale, basmati, è molto piacevole. Ok, diversi minuti dopo ci siamo.
Ultimo passo della giornata in preparazione, abbiamo 200 g di merluzzo, 200 g di cicorietta congelata e poi oggi mi hanno affascinato queste, delle tagliatelle senza glutine, le farò con olio e parmigiano, 200 g, mi ispirano, vediamo. Ok, 5 grammi d'olio sono la felicità, tanto quanto la mia al 3-0 del Milan. Questa tagliatella non mi sembra per niente male. 5 grammi d'olio. Lasciamo qua perché li vogliamo tutti. E ora 20 grammi di parmigiano, questi aiuteranno. Ok, ultimo pasto della serata, qui abbiamo 200 g di tagliatelle di mais con 20 g di parmigiano, che saranno all'incirca 0,2 di sale, quindi non utilizzerò tutta una bustina. Qui abbiamo merluzzo con la cicorietta semplicemente bollito. Per arrivare ai 6 g devo aggiungere due bustine, una l'avrei dovuta utilizzare durante il workout, perché due bustine in un pasto che non sia un pre-workout mi sembra di bilanciare poco bene questo micronutriente. Ecco qua, la cena. Ora vi faccio vedere l'integrazione. Integrazione molto semplice, due pasticche di omega 3, ashwagandha una e tre di zinco e magnesio. Benessere del corpo, antistress e recupero fisico. La prima cosa è questi cazzo di capelli, fammeli legare che sembro un pazzo. Quindi tra poco avrò una conciatura nuova, ragazzi. Io parto sempre dalla cosa che mi piace meno. Recensiamo le veneziane tagliatelle di mais, più che altro sono un po' indurite. Se continuo ad arrotolare si arrotola tutto il piatto. Buono, non male, sembra spaghetti, si sente tollerante, sicuramente sono piacevoli. Minchia, morata pelato? Raga, sono proprio soddisfatto di sta pasta, tanta roba. Poca roba, 5 grammi d'olio, 10 di parmigiano, avete un piatto che potete mangiare sempre. Non vedo l'ora di fare una bella cena. Bene raga, concludo così questo Food of Eating refeed a 2 settimane dalla gara. Questo probabilmente sarà il terzo ultimo refeed. Domani registro il video del refeed di grassi, perché Emiliano vuole che provi qualche settimana prima della gara, dato che probabilmente sarà il regime alimentare che manterrò, con il quale mi sono sempre trovato bene durante le giornate di gara. Quindi iniziamo con questo refeed di grassi. 100 grammi di grassi, piccolo spoiler, anzi 105. Bello, domani solo grassi di qualità, sto già pensando a cosa mangiarmi. Domani giornata inizia con calma, poi farò un po' di movimento. Comunque vedrete tutto nel prossimo video. Detto questo ragazzi, grazie mille di aver visualizzato questo video, spero vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale attivando la campanellina, seguitemi anche su Instagram. Mi raccomando, stay grossi e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.